Ascolterete 10 dei duetti più belli e romantici della letteratura lirica. Inoltre riceverete informazioni interessanti. Naturalmente fare una selezione è stata molto difficile. Se anche voi avete un duetto preferito, mi farà piacere che ne scriviate il nome nei commenti. Cominciamo con la lista dei preferiti. Numero 10. Ai nostri monti, dall'opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Azucena e Manrico attendono nello carcere la loro morte. Estasiati, rivedono le loro vite e si preparano all'esecuzione. In questo canto del cigno di dolorosa bellezza, Azucena inizia con un estasiante Ai nostri monti, in tonalità minore, e Manrico risponde con un tenero passaggio maggiore. Il duetto che segue sfuma confortate da note alte. Verdi ha orchestrato questo passaggio in un stile di musica da camera splendidamente intimo. Godetevi la nostalgica interpretazione di Placido Domingo e Fiorenza Cossotto. La voce vellutata di Domingo fa dimenticare il dolore. Numero 9. Bimba dagli occhi da Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Butterfly è vestita per la prima notte di nozze e i due si godono il loro momento insieme in giardino. Si sviluppa un duetto d'amore infinitamente lungo, il più lungo che Puccini abbia scritto. Il finale è l'estasiante duetto di due amanti, come anche noi possiamo ascoltare da Puccini solo nei momenti più belli. Sentiamo Victoria de Los Angeles e Jussi Björling. Per Björling fu l'ultima registrazione completa della sua carriera. Il 48enne era già gravemente malato a quel punto e questa è diventata l'ultima eredità della sua grande carriera. Yeah.
numero 8, O Sing Hernieder, da Tristan und Isolde di Richard Wagner. Il marito di Isotta è a caccia e Tristano la incontra nel giardino notturno. Insieme invocano la notte e la morte come simboli del loro amore. In questa scena Richard Wagner ha fatto ciò che ha sempre cercato di evitare, vale a dire il canto simultaneo di due voci. Nella grande scena d'amore del secondo atto non aveva altra scelta che comporre la fusione completa dei due amanti. Ascoltiamo un estratto della registrazione di Carlos Kleiber con René Collo e Margaret Price. Numero 7. O terra addio dall'opera Aida di Giuseppe Verdi. Per punizione Radames è stato imprigionato tra le mura di una piramide, dove lo attende la morte. Sente un sospiro e nota Aida, che si è insinuata nella volta. Insieme vivono il loro addio al mondo. Quando Verdi compose questa scena, era consapevole della sua importanza. Da un lato doveva essere la conclusione lirica del grand'opera. Dall'altro era il canto del cigno artistico di Verdi, che pensava che Aida sarebbe stata la sua ultima opera. Ascoltate l'emozionante conclusione cantata di questa scena nella registrazione di Jussi Björling e Zinka Milanov. Numero 6. Mir ist die Ehre widerfahren, da Der Rosenkavalier di Richard Strauss. Il Rosenkavalier appare e consegna a Sophie la proposta di matrimonio del barone. Quando lui le porge la rosa argentata e Sophie annusa la rosa profumata, i loro occhi si incontrano e sperimentano l'amore a prima vista. Un glorioso duetto d'amore si svolge mentre la felicità si impossessa dei due. Questa scena è tra le più belle che la letteratura operistica possa offrire. Strauss fa suonare arpe, celesta e primi violini in modo inebriante. È veramente un maestro della pittura tonale.
si possono letteralmente sentire le emozioni dell'amore e il profumo dell'olio di rosa. Ascoltiamo il mezzosoprano ricco e voluttato di Brigitte Fassbender. Ottaviano è stato forse il suo ruolo più significativo. La sua partner in questa scena è Lucia Pop. Dà sogno il modo in cui canta le note alte e fondenti. Numero 5. O soave fanciulla dall'opera La Bohème di Giacomo Puccini. Mimì bussa alla porta di Marcello. Vuole del fuoco per la sua candela spenta. Quando lei entra nella soffitta e i due parlano, si innamorano sotto l'incantesimo della luce della luna che brilla nella mansarda. Ascoltate un estratto della registrazione con Renata Tebaldi e Jussi Björling. L'opera non può essere più emozionante di così. Numero 4. Der Abendsegen, la benedizione della sera di Engelbert Humperdinck, dall'opera Hansel e Gretel. Hansel e Gretel si sono persi nella foresta oscura. Sta calando la notte. Pregano insieme e trovano il sonno abbracciati sul suolo della foresta. Il famoso Abendsegen è scritto nelle stile di una nanna ed è il punto di riposo dell'opera. Le voci di Elisabeth Schwarzkopf e Elisabeth Grümmer incantano l'ascoltatore. Si fondono letteralmente l'una nell'altra ed emanano la più pura poesia.
Numero 3. Mira o Norma dall'opera Norma di Vincenzo Bellini. Due amiche scoprono di amare segretamente lo stesso uomo. Adalgisa vuole rinunciare a Norma e staccarsi da lui. Norma è toccata dalla nobiltà di Adalgisa. È forse il duetto più bello e più conosciuto di Bellini. Nella prima parte l'orchestra suona un accompagnamento ondeggiante e una melodia intima tocca l'ascoltatore. Successivamente le due donne cantano estasiate terze con bellissimi ornamenti. In questa registrazione ascoltiamo Marilyn Horne e John Sutherland, una accoppiata congeniale. John Steen, il famoso critico inglese, disse sulle due: «La collaborazione tra Horne e Sutherland è la più brillante della storia dei dischi». Numero 2. Verranno a te su Laure, da Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Edgardo e Lucia devono tenere segreto il loro amore perché le loro famiglie sono mortalmente nemiche. Poiché Edgardo deve recarsi in Francia per un lungo periodo di tempo, si scambiano cerimoniosamente l'anello di fidanzamento. Donizetti ha scritto questo spettacolare duetto all'unisono delle voci. Esse si muovono a intervalli di ottava per sottolineare la perfetta armonia tra i due amanti. Ascoltate questo passaggio cantato da Amelita Gali Curci e Tito Schippa, che formano forse la coppia di duetti più perfetta nella storia discografica dell'opera. Numero 1. Che suave zefiretto dall'opera Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. La contessa e Susanna tendono una trappola al conte con una lettera seducente. È un invito a un appuntamento tra i pini del boschetto dove soffia una dolce brezza serale. Che suave zefiretto è forse il più bel duetto scritto da Mozart. Mozart ha catturato
magnificamente lo stato d'animo della dolce brezza serale. In questo delicato duetto le due voci sono incantevolmente accompagnate da oboe e fagotto. Ascoltate questo duetto nella splendida interpretazione di Elisabeth Schwarzkopf e Irmgard Seefried. Con l'accompagnamento di Furtwängler, la voce della Seefried tocca profondamente l'ascoltatore e con Elisabeth Schwarzkopf ha avuto un partner esperta.